Accerchiato, spintonato, infine rapinato, la vittima è un ragazzo italiano di 18 anni. Gli aggressori sono 7 marocchini, ma solo uno, un sedicenne, è stato individuato dalla polizia e denunciato per rapina in concorso. L'episodio, avvenuto su un autobus extraurbano della CAP partito da Piazza della Stazione, risale alla serata di ieri. Il gruppetto, dopo la rapina, è sceso alla fermata del Serraglio, ma la telefonata alla questura da parte della stessa vittima è arrivata dopo un po'. Sono rimasto scioccato, racconta. Impietrito da quello che mi è successo, anche perché l'autobus era pieno e nessuno è intervenuto in mia difesa, nonostante io abbia chiesto aiuto e lo abbia fatto urlando. Quando l'autobus si è fermato per un guasto in Viale Fratelli Cervi, mi sono avvicinato all'autista che mi ha detto che pensava fosse un gioco tra ragazzi e di non aver capito quello che stava accadendo davvero. La particolareggiata descrizione fatta dal 18enne ha consentito agli agenti di rintracciare il minorenne che, nonostante il tempo trascorso, era ancora nella zona del Serraglio. I poliziotti lo hanno visto e bloccato in piazza dell'università. Io sono salito in piazza Stazione e loro qualche fermata dopo, il racconto del giovane. Eravamo tutti in fondo all'autobus perché non c'era posto più avanti. Uno di loro, proprio quello che la polizia ha fermato, ha iniziato a insultarmi nella sua lingua, mentre gli altri gli davano manforte, ridendo, prendendomi in giro e spintonandomi. Del sedicenne, già noto per precedenti contro il patrimonio, si occuperà la procura dei minori. Dopo la denuncia, la polizia lo ha riaffidato alla madre. Sono in corso le indagini per risalire ai suoi complici.